E bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui tornati su una serie che alcuni di voi magari aspettavano da tanto tempo perché non la portavo veramente, come ho già detto e ripetuto, da tanto tempo. E la serie in questione già avete letto dal titolo, quindi come ho già detto tantissime volte è inutile fare suspense su queste cose. La serie in questione appunto è il Big Bot Team. Intanto scriviamo salutate YouTube. E magari questa volta facciamo vedere anche i saluti epici, perché la scorsa volta mi sono dimenticato. E per ora passiamo subito al primo attacco, perché non attacco da un po' perché volevo farvi vedere per l'appunto questi attacchi abbastanza grossi. Questo qui aveva per l'appunto un 300.000 e un 1.800 di nero. Era un attivo tranquillissimo da arare, però è un bottino che molto ma molto probabilmente nessuno ci sputerebbe sopra. Quindi mi sono portato a casa un bel 200.000, perché le altre cose me le sono perse per strada. Per esempio questo deposito, questi due estrattori mi sono presi, ma mi sono dimenticato questo e anche questo di nero. Però sono dettagli. Quindi passiamo con il secondo replay. Qua dicono invece ciao 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 belli, il mio corrispettivo è più forte di me. Passiamo con il secondo attacco, che questo qui invece è un 380.000 d'oro e è un altro 300.000. questo qui era un municipio al 10 in metà inattivo, perché questa torre inferno andava mentre questa qui no. All'inizio sono partito per prendere questi estrattori e miniere che erano esterne, mi sono prima preso quello lì molto tranquillamente, sciallamente, tutto tranzollamente. Adesso mettiamo già più alto, ho piazzato le terremoto e ho mandato i giganti dietro, perché mi trovo bene con questa tattica di mandare prima i giganti e poi i barbari dietro di supporto. Infatti sto facendo più risorse, perché con il municipio a livello 10 i player da attaccare sono un pochino più tosti, quindi mi trovo un pochino in difficoltà ad attaccare questi villaggi, anche se non sono così tanto difficili, però con l'aiuto dei giganti mi trovo abbastanza meglio. Quindi anche qui mi sono preso un bottino veramente buono, 380.000 d'oro, 300.000 di elisir e 2.100 di nero, non ci si sputa neanche su questo. Intanto qua non dicono nient'altro di entusiasmante. Qua invece vediamo un 340.000, 177.000, anche questo non è nulla di che, però come ho già detto non ci si sputa sopra, perché sono attacchi belli grossi. Quando ci si trova questi attacchi davanti non ci si sputa mai, perché per l'appunto già di sto periodo è difficile trovare risorse, quindi quando ci si trova questo tipo di bottino davanti si incomincia a sborrare arcobaleni dalla mattina alla sera. E a parte le stronzate, la tattica è sempre la stessa, perché appunto sono in farming, quindi si fa un buon bottino ogni volta che si attacca. È un po' difficile prendere tutte le risorse ogni volta, perché attacco veramente alla cazzo giusto per farmi qualche risorsa, però quando capita mi prendo tutti, ma dico tutti, i suoi money e i suoi elisir, il suo elisir. Passiamo con l'ultimo attacco di oggi, che è magari quello più uno tra i due più belli di grandezza di bottino. E questo qui pure mi sono preso un 270, un 230 se non sbaglio, sempre con la barca con i giganti, perché però come ho già detto mi trovo veramente bene, perché i giganti vanno avanti e puliscono un pochino di più la strada insieme al re barbaro, e quindi i nostri carissimi barbari e i nostri carissimi neceri hanno il tempo di pulire il resto e spazzolare gli estrattori e le miniere, giusto per fare un bel po' di risorse insieme a voi. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like se volete supportare il ritorno di questa serie veramente veramente entusiasmante. Intanto l'Inter sta perdendo 2-0, quindi scialla, abbiamo preso altamente nel culo. Lasciate mi piace se vi può piacere il continuo di questa serie, che è andata avanti dall'inizio di questo canale. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, un bel like per supportare e un bel commento su quello che magari avete trovato voi nei commenti, no, non voi, né su Clash, negli attacchi, e magari postatemi le foto sulla pagina di Facebook che trovate come ad ogni video giù in descrizione. Bella ragazzi!